Sì, devo dire che siamo stati poco precisi, poi soprattutto quando siamo andati in superiorità numerica, però sapevamo che insomma, superare questo scoglio non sarebbe stato assolutamente la cosa più semplice. Sapevamo in che ambiente saremmo arrivati, cosa avremmo trovato e devo dire, devo riconoscere alla squadra dell'Avellino e al mio collega Pazienza che nel primo tempo forse avrebbe meritato miglior fortuna. Ma il calcio è questo, non deve demordere, deve proseguire. Ma ovviamente io sono soddisfattissimo della prestazione dei miei, hanno fatto una prestazione di sacrificio, ma non poteva essere diversamente contro una squadra così forte in un ambiente così, con un pubblico così caloroso e quindi l'abitudine a vivere questi momenti fa parte della nostra crescita e quindi andare sempre a ricercare il dettaglio per migliorarsi e magari provare a chiudere le partite quando si ha la fortuna di rimanere anche in superiorità numerica, serve perché in altre occasioni potrebbe anche non ripresentarsi la possibilità che con un gol porta a casa i 3 punti, però era fondamentale vincere, ci siamo riusciti, i ragazzi sono stati bravissimi, quindi complimenti per il risultato, ma soprattutto per la sagacia e per il sacrificio che hanno dimostrato contro una squadra forte. Altre domande? Mister, chiaramente una squadra forte, possiamo dire sulla carta per quello che stesse tenendo per ora il campionato, come vede l'Avellino ora proiettata però ad un percorso che sembra quasi diverso a questo punto. Come Ma la immagina? dare, ovviamente, come ho detto al suo collega, ai nastri di partenza ci si aspettava un qualcosa di diverso. Immagino che anche voi, ma anche gli stessi calciatori, lo stesso tecnico, perché è indubbio che l'Avellino deve giocare per altri traguardi, però poi dicevo anche che, e non voglio entrare tanto nel merito perché sono cose che non mi competono da esterno, posso dire che bisogna perseverare, andare avanti e provare anche a volte a resistere a questi momenti, anche se la cosa più semplice sarebbe no, mandare tutto all'aria, tra virgolette. Ma dal mio punto di vista non ci sono tante alternative, non conosco le cause, non le voglio sapere e quindi mi astengo da quello che è un giudizio, diciamo specifico perché non conosco le dinamiche, quindi dall'esterno ovviamente ho delle percezioni in base anche a ciò che leggo e a ciò che sento e che ascolto e quindi mi sono fatto una mia idea, però voglio dire siamo alla quinta giornata, tanti campionati si sono sicuramente ribaltati nel girone di ritorno e quindi ci sono ancora tutti motivi e tempi per recuperare. Sicuramente avete sofferto meno quando l'Avellino ha schierato le punte, ha avanzato il baricentro, vi siete sistemati bene durante la palla e poi avete avuto lo spazio per le ripartenze che non avete sfruttato al meglio. Sì, è vero. Paradossalmente ci hanno agevolato perché per quelle che sono le nostre caratteristiche, avere già i riferimenti forse ci dà una mano in questo momento. Ancora non siamo, uso questo termine forse improprio, perfetti nel riconoscere gli inserimenti o nello scambiarsi le posizioni degli avversari, assorbirli, quando andare a uomo, ci sono state un po' di difficoltà tra i reparti, però diciamo che oggi la vittoria che cercavamo, il Latina non vince da marzo, io personalmente da 4 partite la cerco, questa è la quinta ed è arrivata, ma il Latina come gruppo squadra non vince da marzo e credo che possiamo perdonare anche qualche errore di troppo. E quindi riconfermo i miei complimenti alla squadra.